Padre Carmelo da San Giovanni Ingaldo, padre Carmelo di Donato, fra Carmelo di Donato, il suo ministro provinciale all'epoca, Fra Rosario Boracino, nella circolare che annunciava a tutti i suoi confratelli eh, della morte di prematura di questo giovane frate minore cappuccino, morì all'età di 44 anni, scrisse: Padre Carmelo è uno di quei religiosi che si impongono per le loro qualità Eminenti. E oggi vogliamo raccontarvi la storia, la vita attraverso diverse testimonianze, attraverso i suoi familiari e anche con l'ausilio del nostro padre Giancarlo Giannasso che come ogni settimana è qui con noi per raccontarci la storia di questi straordinari frati minori Cappuccini. Con molto piacere, con molto piacere. Abbiamo anche in collegamento da San Giovanni in Galdo il nipote di padre Carmelo, ehm, Carmine. Eccoci qui, Carmine, ben trovato, grazie per la tua disponibilità. Grazie, buongiorno, grazie per avermi invitato. Bene, eh, dobbiamo raccontare la storia di questo straordinario frate minore Cappuccino, perché eh, è colui che è passato alla storia come l'ultimo guardiano di padre Pio. Ma, per entrare nel merito e soprattutto conoscerlo più a fondo, prima di cominciare a ricordarlo, ascoltiamo questa sua scheda biografica. Padre Carmelo Di Donato, al secolo Giuseppe, nasce il 16 ottobre 1927 a San Giovanni in Galdo, nel Molise, a 10 chilometri dal capoluogo Campobasso, da Carmine e Franceschina Benvenuto. A 15 anni entra nel seminario di Sant'Eliappianisi e dopo due anni trascorsi a San Severo entra nel noviziato di Morcone. Il 12 agosto 1943 indossa il saio francescano e cambia il nome in Fra Carmelo da San Giovanni in Galdo. Professa i voti temporanei il 15 agosto 1944, confermandoli il 1 novembre 1948. Nella chiesa conventuale di Montefusco, il 24 febbraio 1951, viene ordinato presbitero da Monsignor Agostino Mancinelli, arcivescovo di Benevento. Dai superiori viene inviato presso l'Istituto Santa Chiara di Napoli e poi a Roma per studiare alla Gregoriana, dove consegue la licenza in Teologia Dommatica. Fra Carmelo dedica i primi anni di ministero prevalentemente all'insegnamento, come direttore dei fratini a San Marco la Catola nel 1952, Lettore di teologia a Campobasso dal 56 al 62 e superiore della fraternità dal 59 al 64. Si distingue per un equilibrio non comune che evidenzia la sua prudenza, per un servizio generoso ai confratelli, per un attaccamento forte alla sua provincia religiosa che ama da figlio devoto. Ha 36 anni, quando il 23 gennaio 1964, poco prima di mezzogiorno, giunge a San Giovanni Rotondo destinato dai superiori come padre guardiano del convento. È nominato inoltre stretto collaboratore dell'amministratore apostolico della provincia religiosa, padre Clemente da Santa Maria in Punta, dal 64 al 65, come il suo delegato in loco e poi dal 65 al 68 come primo definitore. Padre Carmelo trascorre quattro anni con padre Pio come guardiano. Anni che racconta nella testimonianza su padre Pio da Pietrelcina, scritta il 12 dicembre 1970 ed inserita nell'apposizio di padre Pio. La presenza di padre Carmelo a San Giovanni Rotondo coincide con il tramonto della vita terrena di padre Pio e con il declino delle sue forze fisiche ridotte dalle precarie condizioni di salute e dall'avanzare dell'età. Anni in cui, racconta Padre Carmelo, la vita terrena di Padre Pio lentamente ma sensibilmente si distacca da uomini e cose che lo circondano, per meglio prepararsi al suo incontro con il Signore. Padre Carmelo lo ricorda come un frate che ama teneramente la Vergine Maria. Ogni sera nella cella numero 1, prima di addormentarsi, vuole che il superiore cominci l'Ave Maria. E la chiusura della laboriosa giornata e l'invocazione di aiuto per la notte che avanza. Padre Pio fissa la grande immagine della Madonna che pende dal muro, ai piedi del suo letto, e poi chiude gli occhi per addormentarsi, proprio come un bambino che la sera, prima di prendere sonno, aspetta il bacio e il saluto della mamma e con una mano si assicura di avere sotto il cuscino la corona del rosario. Proprio del numero dei rosari che Padre Pio recita ogni giorno, è incuriosito il giovane guardiano. Quanti ne recita al giorno? 40, risponde una di quelle sere Padre Pio. Gli era possibile, spiega nella sua testimonianza Padre Carmelo, perché oltre ai tempi propri che dedica alla preghiera, Padre Pio sa utilizzare ogni ritaglio di tempo o intervallo possibile. La messa del cappuccino stigmatizzato dura circa 35-40 minuti. In quella messa Padre Pio rivive il sacrificio del Calvario. Non si accorge della folla, racconta Padre Carmelo, del lampo dei fotografi e di tutto quanto avviene intorno a lui. Immedesimato in Dio, fissa l'ostia santa con i suoi grandi occhi, dei quali sprizza fuori tutta la sua fede e il suo amore. Quando non poteva celebrare a causa di indisposizione o malattia, vuole la comunione al mattino, molto presto. E una sera, parlando dell'Eucaristia, gli dice Se dovesse capitare a me di stare un giorno senza comunione, io ne morirei. Il 12 settembre 1968, il mistico frate, incoraggiato proprio da Padre Carmelo, scrive la sua ultima lettera, indirizzata a Papa Paolo VI per ringraziarlo anche a nome dei suoi figli spirituali, dei gruppi di preghiera, per la parola chiara, decisa che ha espresso nell'ultima enciclica, Umane Vite. Padre Pio scrive al Papa per riaffermare la sua incondizionata obbedienza alla Chiesa. Nella notte tra il 22 e il 23 settembre tocca a Padre Carmelo prendere la decisione più difficile della sua vita. Padre Pio è morto. Le stimmate sono scomparse senza lasciare neppure una traccia di cicatrice. Decide così di esporre la salma alla venerazione dei fedeli con i mezzi guanti e con le calze, una scelta che lo rende impopolare anche e soprattutto tra i suoi confratelli, dando fin anche a questi il precetto di ubbidienza e proibendo in modo assoluto di scoprire le mani del Santo Frate e permettendo solo di baciarle sui guanti, come si usava quando era vivo. Dopo due mesi, Padre Carmelo prende carta e penna e scrive una relazione sulle stimmate di Padre Pio, spiegando anche la sua decisione. Evitare false ed affrettate interpretazioni sulle piaghe di Padre Pio, la cui realtà era stata accertata con accurate visite da tre medici tra il 1919 e il 1925. I suoi confratelli capiranno solo dopo la sua morte quanto sia stata importante per il bene di Padre Pio quella decisione. Il giorno dei funerali di padre Pio è proprio padre Carmelo che dà l'ultima benedizione a suo nome, ai confratelli, ai figli spirituali, agli ammalati, proprio come lui stesso aveva chiesto pochi istanti prima di morire a padre Pellegrino. Sì, li benedico tutti, chiedi anzi al Superiore che dia a lui per me quest'ultima benedizione. Lunedì 28 settembre 1968, padre Carmelo sostiene e incoraggia tutti. Al termine della celebrazione eucaristica, tiene un discorso commovente. Il nostro cuore soffre perché non vediamo più la sua presenza fisica, non sentiamo più il suo piede stanco e dolorante trascinarsi per i corridoi del convento e della chiesa, non vediamo più la sua mano alzarsi benedicente su ognuno di noi, non sentiamo più quel colpo di tosse che ci era diventato familiare, però siamo più che convinti che Padre Pio è con noi, in noi, è in mezzo a noi. Padre Pio non ci abbandona con la sua preghiera e con la sua continua assistenza. Padre Carmelo, che ha compiuto 41 anni, passa alla storia come l'ultimo guardiano di Padre Pio. Dal 68 al 70 è nominato quarto definitore. Nel 1969 è guardiano a Campobasso, ai Monti. Nel 1970 il sospirato ritorno della provincia religiosa all'autonomia trova Padre Carmelo tra i superiori in qualità di secondo definitore. Viene altresì nominato segretario provinciale ed archivista. Ha una grande carica affettiva ed un generoso entusiasmo per il bene della provincia religiosa, mostrando un attaccamento fedele soprattutto nei momenti più difficili. Il 13 giugno 1971, alla prematura età di 44 anni, raggiunge nell'eternità il suo illustre confratello, padre Pio da Pietrelcina. Spiccando il volo, da casa sollievo della sofferenza, da quella creatura della provvidenza che il fondatore volle fosse sostenuta dall'attività orante e dall'apostolato dei gruppi di preghiera, quei gruppi di cui proprio Padre Carmelo è stato il primo direttore generale. Padre Carmelo Di Donato, padre Carmelo, fra Carmelo da San Giovanni in Galdo, Molisano e, e qui nei nostri studi ci ha raggiunto, ci ha raggiunto un, un altro frate Cappuccino, anche lui Molisano, ehm, da Sant'Elia Pianisi e fra Aldo Broccato. Bentrovato padre Aldo. Benvenuti, ben trovato a tutti, saluto a tutti i telespettatori e ascoltatori. Eh, padre Aldo, io sì. vorrei cominciare subito con te. Eh, abbiamo la nostra copertina, <ride> eh, è, mh, è partita quest'oggi con eh, un racconto, quello che è accaduto nell'agosto del 2018, quando è stata scoperta una lapide dedicata a Padre Carmelo proprio dinanzi a casa sua ehm, a San Giovanni in Galdo, a pochi chilometri da Campobasso, come abbiamo ricordato. Sì. Ecco, questa giornata che ha voluto ricordare questo frate Cappuccino, eh, figlio di questa terra, ma in un certo senso anche eh, ci sono tanti frati Cappuccini che eh, vengono da questa terra, dal Molise certo. in particolare. Sì, eh, fu una circostanza diciamo molto felice, molto bella anche come intuizione, perché innanzitutto si è voluto ricordare un frate che nella storia di Padre Pio comunque ha avuto un ruolo particolare e significativo, proprio l'ultimo guardiano, possiamo dire, di Padre Pio e non solo, testimone anche degli ultimi anni della sua vita, degli ultimi avvenimenti, tra cui la morte e quindi anche diciamo, di tutto ciò che intorno a questi avvenimenti si è venuta a creare. Effettivamente lo stesso paese natale, San Giovanni in Caldo, eh, finora non aveva mai evidenziato un po' eh, diciamo, la figura di padre Carmelo, che pure è un figlio di quella terra, di quel paese, e quindi è stato eh, veramente bello ecco, dedicargli questa lapide nella casa natale, alla presenza di tanti concittadini, alla presenza di Monsignor Bregantini e soprattutto per ricordare anche quello che lui è stato. Innanzitutto un frate, come già è stato detto anche nel servizio, eh, credo, eh, che aveva tante qualità, tante doti e d'altronde è stato valorizzato già da giovane nei ruoli diciamo, istituzionali, importanti e significativi, fino ad arrivare a San Giovanni Rotondo. Bisogna anche sottolineare che erano anni non troppo semplici certo. eh, per la provincia per il convento di San Giovanni Rotondo e potremmo dire anche per Padre Pio. Erano anni in cui la stessa provincia viveva il famoso esilio uh -huh. e quindi eh, diciamo c'erano tensioni, c'erano conflitti sia all'interno sia all'esterno e quindi certamente chi aveva dei ruoli di responsabilità come Padre Carmelo era costretto giustamente da un lato a tener fede a quelli che erano un po' i precetti arrivati da Roma dall'altro però a salvaguardare anche la possibilità che la provincia ritornasse ad essere una provincia normale all'interno della conferenza italiana e quindi come tutte le altre province a vivere certo. serenamente la propria vita. Ed ecco, allora, in questo contesto, ecco, la sua figura da un lato è stata una figura per certi aspetti ferma, a volte anche severa e quindi eh, diciamo non proprio popolare. Dall'altro però Ecco, è stato colui che ha saputo mantenere anche in quel momento eh, diciamo le redini della situazione affinché appunto non ci fossero ulteriori problemi. E da un lato io penso che già è stata citata, ma padre Rosario nella circolare della sua morte lo mette in evidenza, dice forse quello che lui ha dovuto decidere in determinati momenti, quello che l'ha dovuto fare, non gli ha creato una certa popolarità o simpatia però nello stesso tempo ha messo la provincia a riparo da ulteriori sofferenze e per questo bisognava essergliene un po' grati. Padre Rosario nella circolare sottolinea forse è un po' tardi un po riconoscergli bello. questi meriti, però ecco, non è mai tardi per farlo. L'ultimo guardiano di Padre Pio da Pietrelcina, così come la storia lo ricorda, fra Carmelo di Donato, oggi stiamo raccontando un po' anche la sua vita e in particolar modo dalla sua città natale, da San Giovanni in Galdo. Abbiamo il nipote in collegamento da San Giovanni in Galdo, Carmine Di Donato, ancora ben trovato. Ecco, eh, raccontando Grazie. lo zio lo zio com'era in famiglia era frate cappuccino della provincia di sant'angelo un giovane frate cappuccino Abbiamo anche, vediamo anche tua moglie che salutiamo ehm, ecco eh, raccontaci un po' Grazie. zio carmelo bene zio carmelo per noi tutti è stato un po' la guida serena, spirituale si è sostituito alla mancanza dei nostri genitori specialmente per quanto concerne me e mia sorella che siamo rimasti orfani giovanissimi eh, e c'è stato proprio di un grosso aiuto eh, e guida più che altro è sempre stato uno zio premuroso, uno zio anche se lontano da casa uno zio che si è interessato a noi e che ci ha spronati e guidati affinché anche noi con lo studio raggiungessimo una nostra identità grazie a Dio ci siamo riusciti e ci siamo per questo molto molto grato Car eh. Carmine noi abbiamo in archivio abbiamo ritrovato delle foto eh, dove Ecco, questa grande premura che aveva Padre Pio nell'andare a chiedere ogni sera la presenza del guardiano, ecco, come abbiamo ricordato nella scheda, ehm, come, come un bambino ecco, che veniva accompagnato eh, per la notte, ma la stessa premura eh, l'aveva eh, Padre Pio nei confronti di, del suo guardiano. Quando tu ci puoi raccontare che cosa è successo in questa occasione, abbiamo delle foto che vediamo Padre Carmelo. A letto e padre Pio andava a trovarlo. Sì, ci fu un anno in cui rimase bloccato con la schiena per eh, dolori atroci e padre Pio ci raccontava. Poi, successivamente, è stato sempre, eh, spesso e volentieri, in persona presente nella sua stanza a portargli il suo saluto, la sua compagnia. <ride> e Spesso e volentieri ricordo che zio la sera quando viceversa andava lui a salutare padre Pio eh, si sentiva un po' a disagio perché San Pio oggi gli chiedeva la benedizione come padre guardiano e allora lui una volta disse ma padre... Io mi sento in difficoltà a, a benedire te, perché tu sei, sei considerato già santo in terra, diciamo. Al che padre Pio, nella sua umiltà, eh, rispose: no, tu mi devi benedire perché sei il mio diretto superiore. E, e a questo punto lui rispose, eh, se così vuoi così sia, io ti do la mia benedizione e subito dopo tu la impartisci a me e quindi fu risolto anche questa sua preoccupazione reverenziale, diciamo. Padre, padre Giancarlo, eh, tu sei stato uno studente di, di padre, padre Carmelo, sì, c'è cioè, sì. una bellissima fotografia che ti ritrae come al solito al tuo posto preferito, eh, eccola qui, la vediamo proprio in questo istante. Eh, tu ci puoi raccontare ecco, di questo straordinario cappuccino che aveva anche una bella voce? Pr eccoci. Prima di tutto, bisogna mettere in risalto un fatto: che padre Carlo non solo era nostro lettore di teologia, ma era anche superiore del convento e prese il posto di padre Emilio da matrice, Con grande gioia di tutti gli studenti, perché padre Emilio era un po' forse severo, mentre. Era una pasta di uomo, padre, padre Carmelo. Poi riguardo al fatto dell'insegnamento dell è veramente irrappuntabile, veramente preciso, chiaro. Io, si godevano quelle belle lezioni di Padre Carmelo. Poi dirigeva anche la nostra scuola Candorma, di cui io ero l'organista. Diciamo. E quindi una volta è capitato perché c'è questa foto che è uscita prima, un, un funerale di una famiglia importante di, di Campobasso e invitarono la nostra scuola cantorum del Sacro Cuore per, per cantare la messa funebre di Lorenzo Perosi, un grande musicista nostro. E quindi Padre Carmelo dirigeva e cantava, aveva una bella voce baritonale Padre, padre Carmelo. Oltretutto suonava la fisarmonica e il suo pezzo forte era Vecchio Scarpone. Ah, ecco. <ride> Lo caldavo un po' quando, nei momenti di, di allegria. Di fraternità. Un bellissimo, di fraternità. Un, bellissimo un bellissimo ricordo. ricordo. Poi, l'altro bel ricordo della, diciamo, della, della vita mia vita per padre Carmelo fu l'invito che mi fece nel 1900 67 un anno prima della morte di Padre Pio a predicare a San Giovanni Rotondo per la festa di San Francesco predicare quattro giorni il triduo e il giorno della festa io stavo a Vico del Gargano stavamo a tavola a mangiare ad un certo momento arriva una telefonata va un fratello nostro fra Eugenio risponde al telefono poi mi chiama Padre Giacallo ti vuole il padre guardiano di San Giovanni Rotondo allora io mi precipito agli altri. Padre lettore, cosa desiderate, cosa volete? Senti, ho pensato a te per predicare la me a me. Ho detto, ma proprio a me facevo io. Io avevo 28 anni. non ero sacerdote da molto tempo, da 4 anni ero sacerdote. Perché hai paura? Così mi disse, perché hai paura? Qui bisogna raccontare l'antecedente. In quel momento, innanzi alla, agli occhi dell'intelligenza, diciamo, tutta una visione particolare. Io, quindicenne, con tutti i seminaristi di Sant'Elia a Pianisi, in gita a San Giovanni Rotondo, 1955. Messa Vespertina all'epoca non c'era, c'era la funzione Vespertina. Mese di maggio era, allora andavamo tutti nel coro, Padre Pio sotto il crocefisso stava così. A me capitò di stare proprio a fianco di Padre Pio. Predicava Padre Michelangelo da Cavallara, un L uomo alto di aspetto, una voce potente. Io lo guardavo e guardavo Padre Pio. Lo guardavo, guardavo dentro di me, tanti pensieri, ma come si fa a predicare sotto gli occhi di un santo? Ma che, che coraggio che ci vuole, ma come fa questo? Ma lo sai che qua sta Padre Pio? Un certo momento io stesso, ragazzo, però quanto piacerebbe farlo pure a me, Fare no. Predicare. incredibile, un desiderio innocente proprio così, spontaneo, finito, 12 anni dopo, io avevo tutto dimenticato. Padre Carmelo dice, ma perché hai paura? Subito questa visione, io vicino quanto piacerebbe anche a me. Padre Pio ha soddisfatto i miei desiderio. Questa è eh, una cosa predicato. grandiosa. Ecco. Ogni sera, quando dovevo predicare, andavo sul coro dove lui si soffermava e lo chiedevo la benedizione, dicevo la messa, facevo la predica, ritornavo. Baciavo le mani, salutavo, chiedevo la benedizione, e così per tutti i giorni, fino all'ultimo giorno, San Francesco, la festa di San Francesco. Andiamo a cena. Volevo salutare Padre Pio, perché la mattina me ne dovevo andare, e nessuno, nessuno mi diceva niente. Nessuno. Rimasi un pochettino addolorato, diciamo. diciamo. E me ne andai a letto. La mia stanza, un'altra stanza, e Padre Pio. Quindi stavo, stavo vicino, agitato un po'. Perché non mi hanno portato a salutare a Padre Pio? Boh, facevo io. Ma anche lui, perché non si è interessato a ah, questo punto? E cominciai a diventare veramente furioso dentro di me. A un certo momento picchiano alla porta, alla stanza. Chi è? Facevo sono io, Padre Onorato, alzati, vieni, Padre Pio ti vuole. Padre Pio ha detto perché non mi avete portato il predicatore? Mamma mia, subito, dai là, valla a salutare, entrai, Padre Pio stava a letto. Io mi chinai, baciai le mani, molte volte, ma delicatamente, e basta, contento già. E Padre Pio mi guardava e basta, non diceva niente. poi mi sono risollevato per andarmene, girato le spalle, uh, 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 sentì qualche cosa, ma non capì, l'emozione, la commozione. Cioè. Padre onorato, mi prende di nuovo per le spalle. Hai sentito cosa ha detto il Padre Pio? Ho detto, no, non ho capito niente, e vai. Sono andato là, dice, padre, che, padre che c'è? Ho fatto, io non sapevo nemmeno cosa dire. Lui mi guarda e dice, e così te ne vai, cioè avevo baciato le mani. E così te le vai. Dammi un bacio, figlio mio. E, e quelle un... parole mi stanno ancora qua. E questo grazie a Padre Carmelo. che Grazie chiamo... a Padre Carmelo. Allora, noi intanto facciamo un'ulteriore pausa, poi torniamo insieme per raccontare ancora di questa bella figura di Frate Minore Cappuccino. una vita di 44 anni, ma adeguata, come è stato scritto di lui, per dare di lui l'immagine di un'esperienza di uomo di Dio, di un uomo saggio, preparato, cresciuto qui nelle vostre case, fra Carmelo, padre Carmelo l'ha accompagnato negli ultimi anni, quando padre Pio amava stare in disparte, pregare moltissimo recitare il rosario, sentiva che in quell'uomo, ormai assorto in Dio, pensoso più per il cielo che per la terra, capace di dire mi preparo all'incontro con Cristo, questa esperienza chiedeva quella premura di cui Padre Carmelo è stato grande. Voglio citare quello che padre Rosario Boracini ha scritto nella sua circolare quando ha lasciato questo mondo per tornare alla casa del padre nel 1971. Chi ha avuto la fortuna di averlo vicino, sa di quanta luce il padre Carmelo illuminava le varie situazioni, come sapeva indicare le soluzioni più accettabili, in una forma nelle, nella quale mai veniva a soffrire la carità. E il bene dei confratelli. Furono anni difficili, forse i più difficili, che lo videro padre Carmelo delegato dell'amministratore apostolico, carica che accettò con la promessa da parte dei superiori di un ritorno della provincia alla sua normalità e autonomia. Padre Rosario lo sottolinea questo, ricordando la sua figura. Accettò quell'incarico che non era un incarico amabile e soprattutto apprezzato dai confratelli ma lo accettò a condizione che quanto prima la provincia dei frati minori cappuccini di Sant'Angelo e Padre Pio tornasse a vivere la sua libertà, la sua autonomia e a vivere pienamente anche i doni e i carismi che Dio manifestava attraverso San Pio da Pietrelcino. Era inoltre grande appassionato di musica, amava la fisarmonica e il bel canto. Molti di voi lo ricorderanno per le appassionate prediche in occasione delle festività del Santo Patrono. San Giovanni Battisto e di altre ricorrenze di feste locali. D'altro canto, ai matrimoni di parenti e di amici, la sua inseparabile fisarmonica e i suoi virtuosismi canori ingandavano tutti commensali. Caro zio, la tua grande fede in Dio, la tua riconoscenza e gratitudine per Padre Pio, ti hanno reso forte, inattaccabile dalle accuse ingiustificate a te rivolte. Da certa stampa e da quei fedeli di San Pio, che si ritenevano privilegiati nel compiere atti che poco hanno a che fare con la fede e molto invece con il fanatismo religioso, senza rendersi conto del male procurato a te e a San Pio. Rileggendo un passaggio della circolare del ministro provinciale dell'epoca, padre Rosario Borracino, um, um, utilizza proprio un virgolettato, se il Signore non mi farà mancare il suo aiuto, mi diceva a settembre, eh, racconta padre Rosario Borracino, ti sarò vicino in modo tale che non avrai a lamentarti di me perché la mia collaborazione sarà completa. Lo abbiamo definito nella scheda come un figlio devoto della provincia di Sant'Angelo, amava la provincia. Amava la fraternità, i suoi confratelli. Eh, padre Aldo, ecco, eh, andando a ripercorrere un po' la sua storia, eh, anche in virtù di quello che è, stato, eh, il, eh, quello che è accaduto a San Giovanni Ingaldo eh, nell'agosto del 2018, ecco questo ricordo a 360 gradi eh, con Monsignor Brigantini, Carmine, eh, le autorità di San Giovanni Ingaldo, c'eri anche tu. Ehm, Ecco, eh, questo frate minore cappuccino giovanissimo che si ritrova anche scelto dall'amministratore apostolico ecco, sì. la provincia di Sant'Angelo veniva anche da un periodo particolarmente sì. eh, ecco, decenni, un decennio un po' dove ha sofferto sì. e in un certo senso lo dice anche lo stesso padre Rosario Borracino lo hai detto anche tu durante questa, eh, questo intervento che hai fatto a San Giovanni in Galdo ecco, io accetto, disse... All'amministratore apostolico, accetto soltanto se sarà garantita un'autonomia, ecco un ritorno all'autonomia della provincia. Sì, sì, ma da un lato proprio questo lui fece, mediò in questo senso. Da un lato accettò questo incarico, anche se questo gli attirò, come dire. La non simpatia dei confratelli. L'invidia, era sempre un delegato. Era, ecco. era sempre un delegato dell'amministratore apostolico. Questo fatto e questa esperienza veniva vissuta con sofferenza dalla provincia ed è chiaro che lui a un certo punto dovette comunque assumerlo, però ecco, a quelle condizioni. Per ridare alla provincia, d'altronde la provincia qualche anno dopo ritornò ad essere la provincia, vi nel 70 il capitolo provinciale autonomamente. Infatti, nonostante eh. questo è stato eletto nel eh sì, de, poi territorio. Però ecco, eh, diciamo che lui cercò effettivamente di essere un uomo di mediazione. E come tutti gli uomini di mediazione, da un lato forse doveva perdere, però dall'altro doveva guadagnare qualcosa, proprio per far sì che tutto si svolgesse diciamo nel migliore dei modi. Ed è chiaro allora che padre Rosario Boracino, che poi dopo queste vicende è stato il primo provinciale, lo sottolinea nella sua circolare, cioè, forse un po' tardi eh, diciamo, ci siamo accorti del lavoro diciamo, non eh, gratificante forse di padre, eh, di padre Carmelo, però che a quel punto è risultato molto efficace. Anche perché poi, come ho detto, la provincia a partire da lì cominciò a ritrovare la sua normalità. E d'altronde poi tutto ciò coincise anche con gli ultimi anni della vita di Padre Pio, quindi c'era anche questo momento delicato, eh? anche di sofferenza di Padre Pio, erano gli ultimi anni, quindi ormai... Lui stesso lo sottolinea, lo voglio leggere, questo passaggio sì. che è stato ricordato anche durante, durante eh, diciamo, la sua testimonianza al processo. Negli ultimi cinque anni della sua vita terrena, Padre Pio lentamente ma sensibilmente si distaccava da uomini, cose ed eventi che lo circondavano, per meglio prepararsi al suo incontro con il Signore. Per me qui Padre Carmelo ha saputo cogliere un momento davvero eh, importante della vita di Padre Pio, gli ultimi anni, dove effettivamente Padre Pio guardava già al cielo eh? e anche questi avvenimenti un po' turbolenti eh, che purtroppo la provincia subiva, ecco finalmente lui li vedeva con quel distacco, certo. proprio perché vedeva le cose con uno sguardo diverso, oserei dire già dall'alto, già dall'alto dei cieli. E forse proprio questa sua sofferenza forse è stato anche come dire, il prezzo che lui ha offerto per la madre provincia, perché Padre Pio per la provincia ci teneva. Quindi anche per questo credo che Padre Pio, come ricorda anche Padre Rosario, aveva in grande considerazione Padre Carmelo. E forse gli voleva bene anche affettivamente. Ecco, noi abbiamo raccolto anche la testimonianza di eh, un, tuo, un vostro confratello, fra Riccardo Fabiano, che è stato anche guardiano di questo, del convento sì. di San Giovanni Rotondo, credo negli anni Ottanta, non vorrei, sì, signor, non vorrei sì. sbagliare. Ecco, ascoltiamo un suo ricordo, ehm, un ricordo di Padre Carmelo. Padre Carmelo Di Donato da San Giovanni in Aldo. io l'ho conosciuto a Capobasso al primo anno di teologia perché lui era insegnante di teologia fondamentale del primo anno di teologia. E ricordo proprio questa scena che avevamo già cominciato l'anno scolastico e lui veniva a fare scuola. Una mattina venne a fare scuola, teneva il libro di Hervé, probabilmente, scritto in latino, e venne serio, piuttosto abbattuto. A un certo punto chiuse il libro e disse... Io non me la sento più di fare scuola, voi lo sapete perché. Il perché era questo, che avevamo cominciato appena appena, insieme agli altri studenti dei quattro corsi, la teologia a Campobasso, però era venuto l'ordine da Roma che gli studenti dovevano andare a Bari. E di fatto poi il 10 dicembre del 1962 andammo a Bari. E lui rimase a Campobasso perché era guardiano a Campobasso. Lo ricordo insieme per esempio a padre Michele Mastro Marino da Montemarano, che penso che tutti i frati conoscono perché recitava la livella di Totò e quindi faceva ridere e scherzava. E cantava anche sia padre Felice o Michele Mastro Merino, sia padre eh, Carmelo. E padre Carmelo, se non erro, ma non erro, suonava la fisarmonica e loro facevano la sfida, chi cantava più forte, scherzando così. Da giovani sacerdoti, È stato guardiano anche quando si è inaugurato il monumento a San Francesco sulla piazza del Convento. E si è alzata la facciata della chiesa di Campopasso. Da guardiano di Campopasso è passato guardiano di San Giovanni del di Padre Pio. Gli voleva bene, si volevano bene in quel periodo. Sono stato qualche volta e sono stato a Pasqua del 1965 quando Padre Pio ha presieduto la messa di Pasqua e c'era anche Padre Carmelo in questa foto e in questa messa c'ero anche io che sono questo qui perché qui a San Giovanni Rodrigo l'ho visto in questa celebrazione e lui cantava aveva una bella voce quando Padre Pio è morto lui era guardiano e io ricordo che il giorno dei funerali sul palco io stavo sotto il palco vicino alla croce lì al piazzale dinanzi alla chiesa si presentò e disse ecco Padre Pio ha, ha voluto che il guardiano che sono io lesse la benedizione e io sono obbediente alla e faccio la volontà di Padre Pio di benedirvi tutti, Era, eravamo centomila nel nome di Padre Pio e ha dato la benedizione nel nome di Padre Pio e io questo lo ricordo bene. Eh, abbiamo ascoltato mh, Padre Riccardo Fabiano con il suo ricordo con mh, Padre Carmelo e tornando a San Giovanni in Galdo, da Carmine, dal nipote eh, di padre Carmelo, purtroppo il tempo è tiranno, eh, Carmine, un tuo ricordo ecco, anche per gli ultimi giorni. Io so che eh, tu e tua moglie avete accompagnato ecco, gli ultimi momenti dello zio eh, nella casa Sollievo della Sofferenza, questo tumore che ha strappato sì. questo giovane frate a tutti è vero sì in effetti perché io ero il parente più vicino a san giovanni rotondo in quanto lavoravo a foggia e abitavo a foggia e siccome specialmente negli ultimi tre mesi lui si aggravava sempre più giornalmente diciamo eh, tutte le sere dopo il lavoro perché allora avevamo il rientro eh, io e mia moglie salivamo su in, 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 in clinica per eh, visitarlo, per fargli un po' compagnia. Eh, e notavamo sempre suo, questo suo peggioramento. Tant'è vero che le ultime volte non riusciva più a parlare e allora si limitavo a scrivere poche parole su un foglietto di carta per comunicare, fino a quando poi addirittura non aveva più neanche la forza di poter usare la penna e a stendoti stringeva le mani. Eh, io da parte mia veramente caratterialmente sono anche poco, poco portato a essere di aiuto a chi non sta bene perché non mi compenetro tanto. E mia moglie invece faceva la parte che riusciva più a tenerlo suo, a dialogare, a consolarlo, a dargli una speranza, diciamo. Fino, fino a che, proprio nell'estremo suo saluto, è morto con la nostra presenza e con tutti i frati del convento il dottor Pretto che lo teneva in cura insieme al dottor Cassano, la caposala, cioè a un certo momento si è riempita, in due minuti si è riempita la stanza di fratini e medici, compreso io e mia moglie, gli ha dato l'estremo saluto lasciandoci in pace, lasciandoci, come dire, morendo molto serenamente, molto... Eh, quasi, con sorriso, quasi con sorriso sulle labbra come d'altra parte è stata sempre la sua malattia io non l'ho visto mai una volta tirato mai una volta imputato, sempre sereno sempre calmo e ehm, la cosa che, che più poi mi ha colpito nella tumulazione sono state quelle tre frasi che i, che, i confratelli gli scrissero sulla lapide e credo che siano molto significativi. D'altra parte, eh, voi di San Giovanni di Rotondo sicuramente lo sapete, lo avete visto: eh, che dicevano dopo averci insegnato. insegnato ad amare, ci hai insegnato a soffrire, ora aiutaci a morire. Per me, questa dedica è rimasta sempre mi toccava, ogni qualvolta la ricordo, ogni qualvolta vado a darci eh, ma non solo di San Giovanni Rodrigo, ci dal mio paese, mi ringrazio. Eh, grazie, grazie Carmine, il tempo è tiranno, eh, dobbiamo chiudere qui, eh, grazie per essere stato con noi da San Giovanni in Galdo, grazie a Padre Giancarlo che ci accompagna come ogni settimana nel racconto dei, frati, dei confratelli di Padre Pio, grazie a Fra Aldo Broccato per il suo ricordo. Padre Giancarlo, una piccola ultima precisione: Precisazione. si parlava di fisarmonica. Sì. nel 1964 padre Carmelo, già era guardiano a San Giovanni sì. Rotondo, mi regalò quella fisarmonica. Ah, tu hai la fisarmonica e di E ce l'ho io. Ok, <ride> questa è un, è un ottimo: è una notizia che ci aiuta anche a, Sicuramente vogliamo vederti suonare la, la fisarmonica. Alla fine riuscirò a convincerti. Grazie a tutti voi, ancora Grazie. buona giornata. Grazie.